Signore prende questo amore del capolavoro della creazione per spiegare l'amore che ha col suo popolo. È un passo in più. Quando Paolo ha bisogno di spiegare il mistero di Cristo, lo fa anche in rapporto, in riferimento alla sua sposa, perché Cristo è sposato. Cristo era sposato, aveva sposato la Chiesa, il suo popolo. Come il Padre aveva sposato il popolo di Israele, Cristo sposò il suo popolo. Questa è la storia dell'amore, questa è la storia del capolavoro della creazione. E davanti a questo percorso di amore, a questa icona, la casistica cade e diventa dolore. Ma quando questo lasciare il padre, la madre, e unirsi a una donna e farsi una sola carne e andare avanti, questo amore fallisce. Perché tante volte fallisce? Ma dobbiamo sentire il dolore del fallimento, accompagnare a quelle persone che hanno avuto questo fallimento nel suo amore. Non condannare, camminare con loro. E non fare casistica con la loro situazione.